Ci siamo ragazzi, si parte, destinazione Margoles, a dopo! Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Arrivati alla Cora del Signore. Ci sarà un po' di sole, ma eccola là. Rifugio Don Barbera. Adesso saliamo. Saliamo. Fino al paradiso. Vediamo quanto tempo ci metterò io come. Ma tu, io. Senza allenamento. 2650 metri, per chi non è proprio abituato, non è una passeggiata, ma noi lo facciamo con molta tranquillità e arriveremo. Quando arriveremo? Alla vetta. Quando arriveremo? Il tempo è bellissimo. Lorena ha portato 6 maglioni. Ho dovuto lasciare lo zaino dell'High Technology nella Jeep perché era talmente pesante quello del cibo e dei maglioni che ho dovuto portarlo io, insomma. Va bene ragazzi, adesso respiriamo con molta lentezza.
Ciao! Quindi? Fatica? Ragazzi, dovremmo arrivare là. La strada chiaramente non è ben indicata perché i sentieri sono naturali. Sì, forse inizia da lì. Forse avremmo potuto evitare la montagna rocciosa, ma è stata una bellissima esperienza comunque. E forse abbiamo anche accorciato. Diciamo che abbiamo fatto 790 metri e il dislivello, siamo partiti da 2100, siamo a 2224, 35. Certo, un tempo piuttosto lungo, ma non abbiamo fretta. E come vedete il panorama da qua è qualcosa di spettacolare. Ma dopo vi lasceremo senza parole. Ciao! Passo della Gaina, 2357 metri. Ora abbiamo due opzioni: fare la via diretta, come vedete è bella impegnativa, oppure quella, c'è scritto, normale, 50 minuti. La differenza sono 10 minuti, ma siccome noi non siamo molto normali, andiamo di qua. Vero? E intanto osservate il mondo visto dall'alto. Proseguiamo. Forza Lori, dai, così, così. Bravissima, veramente brava. Quasi la vetta, dai. Manca ancora questo pezzettino qua. Mancano ancora 200 metri, dai. Forza. Pensavamo di essere arrivati alla cima, invece non è questa la cima, è quella la cima. Abbiamo ancora 200 metri di dislivello, che vederli così non sembrano così difficili come i precedenti. Ci saranno 20 gradi, forse anche meno. L'aria frizzante, per fortuna si respira. Ci sono anche un sacco di stelle alpine qua, una meraviglia. Comunque credo che ogni commento sia superfluo. Per chi ama la montagna, questo posto è unico. Vediamo Lorena se sta arrivando. Eccola, è arrivata la Lori. Poi però al ritorno, ragazzi, faremo la strada cosiddetta normale, perché scendere di qua senza i ramponi e senza soprattutto le racchette, sinceramente non ci fidiamo. Continuiamo. Seconda trappola, siamo saliti sul secondo versante, la croce è ancora là, ci hanno fregati, abbiamo ancora un po' di dislivello, 150 metri. Dai amore, guarda! Finalmente!
La croce di vetta. Eccola, è arrivata anche lei. Ha visto la Madonna. Adesso arriva il fulmine a Fantozzi. Pam! Guarda che panorama. Là ci sono i nostri amici, due vagamondi. Tieni un attimo il bastone. Oh. 1:32, perché io ho ricalcolato il percorso al ritorno. 2,7 km. Siamo a 2128 metri, 2121 adesso, con un ritmo di 114 battiti. 1:32. È stata lunga, è stata faticosa. E, ripeto, avrete visto un percorso impervio, ma siamo veramente soddisfatti. Per essere degli amatori, non avere mai scalato montagne come queste, scalato, arrampicato, fatto trekking, come volete chiamarlo, siamo contentissimi. Adesso ci aspetta il bar del rifugio. Gran caffè. E poi ritorno alle salse. Ciao. Ecco il rifugio Don Barbera.